I podcast di La 7 ovunque con te. Atlantide. 21:50, buonasera Roberto Saviano, ciao. Ciao Andrea, buonasera. Senti, sono molto contento che tu sia con noi perché conosci benissimo questa storia ed è una storia che va raccontata non soltanto per, diciamo, l'aspetto in sé che riguarda questa tremenda tentazione di eliminare gli oppositori uccidendoli, ma perché, diciamo, in Europa ancora si fatica a capire qual è il livello di repressione che c'è in Russia. Io ti voglio chiedere subito una cosa, a parte il fatto che avrai notato anche tu che Putin evita di chiamare per nome e cognome Navalny, no? Dici il paziente che sta, il signore che no, cioè evita di dargli, come dire, un qualche riconoscimento. Tu hai scritto, Navalny ha fatto un salto di qualità, cioè dall'essere dissidente a diventare leader dell'opposizione. Perché? Sai, hai individuato un punto fondamentale nella comunicazione di Putin. Putin non chiama mai Navalny per cognome, neanche per nome. A volte lui usa questa strategia di non dare il cognome a qualcuno, dà solo il nome, neanche quello. Teme che possa in qualche modo eleggerlo a suo rivale. Navalny fa una trasformazione da dissidente a leader dell'opposizione quando decide di tornare. Putin lo lascia andare in un meccanismo tipico, cioè quando la luce dei media internazionali hanno illuminato la figura, in questo caso non sono riusciti per un errore a ammazzarlo, meglio che vadano via. La stessa cosa fa Erdogan. La stessa cosa ha cercato di fare con lo scrittore Ahmet Altan, cioè l'ha liberato per qualche giorno sperando che la Germania lo prendesse o la Francia, e invece Altan è rimasto a Istanbul e Erdogan è stato costretto a rimetterlo in prigione. Quando Navalny ha scelto di ritornare, quindi di testimoniare, non più solo di denunciare, la testimonianza si fa col corpo, la denuncia si può fare con le prese di posizione, con le Certo. denunce. Quando ha scelto di testimoniare, lì è diventato leader dell'opposizione. Senti, tu hai detto, insomma, non ce l'hanno fatta, qualcosa è andato storto. In realtà c'è un'altra possibile spiegazione, ovvero questo agente nervino è abbastanza difficile da trovare se non lo individui subito e se passa un certo numero di giorni e diventa ancora più complicato. E quindi il ritardo con cui si decide di farlo trasferire in Germania potrebbe anche coincidere con la possibilità, diciamo, che le tracce, le impronte digitali di quell'agente nervino scompaiano, quindi che non siano più, no, rintracciabili da parte dei medici. E tra l'altro bisogna ricordare subito che il medico che cura Navalny a Omsk, in Siberia, qualche giorno fa l'ospedale ha annunciato che è improvvisamente morto. Hanno detto ha avuto uno stress causato da ipertensione, eccetera, senza dare altre spiegazioni. È una storia che fa venire i brividi, eh? Spaventosa lo è stato anche l'episodio di Anna Politkovskaja. Anna Certo. Politkovskaja fu avvelenata in aereo e anche lì le andò bene e ci fu meno accoglienza in Europa. Iniziarono a dire che era stato un delirio, che lei credeva ancora nell'avvelenamento come nei film. Tra l'altro l'avevano avvelenata col cibo dato in aereo, e nel caso invece di Navalny avevano imbevuto le mutande, letteralmente Sì, l'intimo, in sì. questo veleno, e quindi questo veleno ha iniziato a entrare nella carne durante le ore successive e si è salvato per caso in questo senso, cioè doveva funzionare invece di ammazzarlo lì sull'aereo, poi ricoverato poi in un ospedale, doveva chiudere lì la sua vicenda. Sì, senti, è un personaggio, diciamo, enigmatico per certi versi, Navalny, però diciamo subito che questo non è il punto. Il punto è
se tu hai un oppositore dentro casa, non puoi decidere di farlo fuori perché ti dà fastidio, no? E questo è un po' il discorso che bisogna far capire. Sai, succede in Europa che un pezzo della sinistra, per esempio, radicale, così come un pezzo della destra radicale, inizino a considerare i dissidenti, nel caso specifico i dissidenti contro Putin, contro Assad, manipolati dalla CIA. Ho trovato in questi giorni scritte Navalny fascista, razzista. È molto complicato misurare la storia della dissidenza russa. Innanzitutto, sinistra in Russia, nel paese che è stata Unione Sovietica, è qualcosa di impronunciabile. Ha a che fare con tragedia, con milioni di morti. La parola comunismo è uno spettro impronunciabile. Quindi, anche se hai una formazione da conservatore liberale, immediatamente lo spazio di destra è uno spazio più comodo, perché uno spazio di sinistra è impronunciabile. Non è come i canoni, diciamo, dell'Europa democratica, liberal-democratica, social-democratica. Detto questo, non è un personaggio facile. Ha avuto delle posizioni nazionaliste forti, si è trasformato nel corso della sua attività e soprattutto ha costruito un metodo. La cosa che non è molto chiara nel nostro dibattito è che lui è riuscito a inchiodare le imprese russe, in un modo semplicissimo. Comprava delle azioni delle aziende di Stato che venivano privatizzate in Russia, comprava dei pacchetti azionari che gli davano diritto a poter accedere ai libri contabili in qualche modo. Ti E quando ricordi, non glieli scusa, davano. scusa se ti interrompo, ti ricordi che ormai sono passati parecchi anni, è un po' quello che faceva Grillo alla prima maniera, no? Cioè comprava le azioni Telecom e andava all'assemblea e gli piantava un Ebbene, casino non che ci non avevo finiva pensato. mai. Non ci avevo pensato. Il metodo è in qualche modo questo. Nel caso di Navalny, lui, potendo studiare i percorsi di queste aziende, perché, piccolo azionista, gli devi dare per forza delle tracce documentali, si era reso conto che poteva comunicare dall'interno, i grandi movimenti di corruzione in Russia. Perché in uno Stato oligarchico, corrottissimo, non c'è bisogno di nascondere la corruzione. È molto più difficile in Italia andare a scovare le cose. In Russia, paradossalmente, intorno al tavolo degli azionisti sono tutti pronti a mangiare, tutti pronti a corrompere, a essere corrotti. Non devi nascondere nulla. E quindi per lui è stato molto facile prendere queste informazioni, diffonderle. Quindi è il primo passo che porta Navalny a una pratica di inchiesta del potere russo, lo trasforma da politico genericamente populista anche per certi versi, lo porta inchiestista. È lì che si incrocia con tutta la dissidenza russa, ragazzi liberali, anarchici, libertari, e lo hanno accusato di aver sfilato anche con l'estrema destra. Cosa tipica anche questa, no? Come succede in Ucraina. Anche lì è diversa la percezione che si ha, no? E, in quel momento bisogna compattare chiunque sia contro Putin. E questo è un altro dei suoi metodi. Lui, per esempio, ogni volta che ci sono le elezioni dice: confluiamo i voti sempre sul candidato che si oppone a Putin. Chiunque esso sia, con qualsiasi programma, appoggiamo sempre il candidato anti-Putin. Tutte strategie tattiche o anche prospettive che lo hanno nel corso degli anni trasformato in una figura che Putin sta iniziando a temere. Tra l'altro va ricordato, perché adesso non possiamo, diciamo, entrare dentro quei meccanismi, che Putin ha sostituito una oligarchia, che era quella di Yeltsin, con un'oligarchia invece vicina a lui, e quegli oligarchi di Yeltsin, soprattutto quelli che si erano rifugiati in Gran Bretagna, sono morti quasi uno dietro l'altro. Cioè, voglio dire, la transizione del potere è tuttora una, no? È tuttora una transizione a volte feroce, violentissima. Da Kasparov, in un incontro che ho fatto con lui negli Stati Uniti, un'intervista che poi tra l'altro pubblicai,
Diceva chiaramente che la Russia di Putin era costruita secondo l'organigramma del KGB, di quello che era stato il KGB, Vabbè, quindi d'altra totalmente parte, lui è. lui viene da lì, non è che, no? Sì, È proprio così. di casa, casa Russia, eh. E tra l'altro costruiva anche una strategia molto interessante. Kasparov, per esempio, mi raccontava degli investimenti di Putin a New York, personali anche. Fare pressione sulle grandi capitali, entrare nel mondo che conta, Londra, New York, Berlino, arrivare con la pressione finanziaria in queste capitali. L'eliminazione dei nemici, che oggi è molto più complicata quando si tratta di nemici visibili. Putin cerca di realizzarla sempre, o comunque il mondo intorno a lui, quando non ci sono le luci dell'Occidente o del dibattito internazionale su quel dissidente o su quella firma. Anna Politkovskaja fu uccisa, le hanno sparato sotto casa, ancora oggi non si sa nulla di quell'omicidio. Anche lì Putin rispose come ha risposto con Navalny, rispose dicendo perché avremmo dovuto, non contava niente, un giornale che vendeva pochissimo, una giornalista non conosciuta in Russia. E qui lui ha risposto anche ridendo, come al solito, e dicendo se avessimo voluto eliminare, avremmo portato a compimento quest'ordine, Lo avremmo che è un fatto, messaggio ambiguissimo. certo. Lo avremmo Senti, fatto, esatto. ti faccio vedere una piccola clip che ricapitola la storia di Sergei Skripal e di sua figlia che 2 anni fa in Gran Bretagna hanno rischiato di morire con lo stesso tipo di agente nervino. Guardiamola insieme, è un minuto. Ci sono 2 persone in Gran Bretagna ricoverate probabilmente per avvelenamento e una di queste è una spia russa. L'uomo ricoverato non è un cittadino qualsiasi. Si chiama Sergei Skripal, classe 1951, ed è un ex ufficiale dei servizi segreti militari di Mosca, smascherato anni fa come doppio agente al soldo dell'MI6 britannico. It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Te l'ho voluto far vedere questo breve filmato di ricostruzione perché è impressionante come le parole di Theresa May siano perfettamente sovrapponibili a quelle che ha usato Angela Merkel, no? Che non solo identifica questo agente nervino, ma punta il dito precisamente contro il Cremlino, contro Putin. Sai, l'elemento imprevedibile di questa vicenda rispetto sia all'avvelenamento dell'ex spia, sia anche all'omicidio di Anna Politkovskaja, al pestaggio di altri giornalisti della Novaya Gazeta, è che questa volta nella società civile c'è stato un movimento, una scelta, una presa di posizione. La certezza di Putin è quella di contare su una Russia che sta con lui, per paura, ma anche perché è incredibilmente ancora vicino il ricordo dell'inferno passato. Quindi la mancanza di cibo, la mancanza di tutto. E questo è lo spettro che lui continuamente, lo faceva anche Berisha, e continuamente ripropone al popolo russo, no? Adesso noi esistiamo, siamo rispettati, adesso noi siamo ricchi. E questo gioco funzionava. Il dissidente era visto come qualcosa, un traditore, esattamente come succedeva con i dissidenti sovietici, qualcuno che sta tradendo, qualcuno che vuole ottenere per fini propri qualcosa. Non è successo così con Navalny.
Probabilmente il suo essere blogger, con delle contraddizioni, anche politiche importanti, però lo ha mostrato così com'era. I suoi documentari, anche il modo con cui lui è riuscito a dimostrare le prove dell'avvelenamento, fingendosi, sembra un gioco quasi, quasi comico, né? Lui fa la voce sì. del responsabile di questo agente, questo agente ci casca a telefono e gli racconta come lo ha avvelenato. Questo, per esempio, questo gioco, poi gioco non era, era un'inchiesta vera e propria, in Russia ha avuto l'effetto di una bomba, perché tutti sono terrorizzati dai servizi segreti russi. Lui li ha beffeggiati chiamando sul cellulare da un numero sconosciuto e dicendo: sono il tuo ufficiale, mi racconti cosa non ha funzionato e come è andata, e quello gli racconta tutto. Sì, non vorrei essere, a telefono. Non vorrei essere nei panni di Sergei, come sì, si chiama, perché non credo che... Sì, sarà stato certamente, sarà stato sì, punito terribilmente. Non credo che sia... Senti, rimani per favore pochissimi minuti, do la pubblicità sì. perché ti devo fare... dobbiamo allargare un po' il discorso. Grazie, pochissimi minuti. Dopo. 22:12. Roberto Saviano, tu prima hai accennato alla, diciamo, la definiamo così, alla tipologia di sostenitori di Navalny, cioè hai parlato dei giovani e in effetti le immagini, io non so se la regia può mandarle senza audio alle mie spalle mentre parlo con Roberto, cioè in quelle immagini si vede una Russia, diciamo, delle ultime generazioni, no? Che è una Russia importante, che diciamo sentiamo anche più vicina, se vuoi. È una Russia che non ha mai manifestato perché è nata con Putin, quindi sono ragazzi che hanno vissuto sotto il regime di Putin da sempre, erano molto piccoli quando lui è diventato presidente, quindi è davvero una nuova generazione, per la prima volta in piazza. Abbiamo visto scene dove usano palle di neve lanciate ai poliziotti come forma di resistenza, coraggiosi, perché non è come manifestare a Parigi no. o Roma. No. Anche se in piazza, nelle piazze europee si incontra spesso la violenza, in questo caso non si incontra soltanto il manganello, fermi di polizia prolungati, rischio per le proprie famiglie. Tuo padre può perdere il lavoro perché tu hai manifestato. Ma c'è un dettaglio in questo caso, forse rappresentato da quella foto bellissima che ho visto, avevate anche voi in studio, della ragazza con i capelli sì, completamente ghiacciati. Cioè quella vale un editoriale, eh? Esattamente, perché lì il messaggio è chiaro, eh? Cioè lì non è una fiammata, non è un momento episodico, non è qualcosa che stiamo facendo in solidarietà solo di Navalny. Questo viso, con questo volto, significa: io sto ferma, stiamo qui. È la persistenza che fa la differenza. Sappiamo benissimo di essere pochi in questo momento, sappiamo benissimo che perderemo, che ci arresterete tutti, ma la nostra forza è che duriamo e che non molliamo. Questo è il nuovo movimento che Putin si trova ad affrontare. Senti Roberto, vorrei venire a qualcosa che sta benissimo dentro il discorso che stiamo facendo, ma ci riguarda più da vicino. Mi mandate le foto di Patrick Zaki e di Giulio Regeni, per favore? Adesso le vediamo tra un attimo. Allora, oggi è esattamente un anno che Patrick Zaki, studente egiziano, studente che insomma era qui in Italia per seguire l'università, è in carcere senza che gli sia stato fatto ancora un processo, cioè gli viene rinnovata di 45 giorni in 45 giorni o di 15 in 15 questa carcerazione preventiva. Giulio Regeni, eccolo qua, 5 anni fa, più o meno, diciamo, in questi giorni, viene ritrovato alla periferia del Cairo, torturato in maniera tremenda, terribile, e ancora oggi noi stiamo aspettando che gli egiziani e il presidente al-Sisi si degnino
di dare riscontro a quelle che sono ormai le prove schiaccianti che sono state messe insieme dai magistrati italiani. Ecco, questi due ragazzi, diciamo, sono anche loro, uno purtroppo non c'è più, simbolo della repressione di questi regimi che non tollerano neanche, diciamo, la più piccola critica. È vero? In questo caso, certamente, in questo caso, sai cosa c'è? Che si tratta di studenti, di ricercatori, cioè la libera iniziativa di ricerca e del pensiero, che rende quindi autorevole la critica, non è una semplice distanza o dissidenza. Poi tra l'altro nel caso di Giulio stiamo parlando di un ricercatore, certo. un ricercatore, una persona che stava studiando il mondo dei sindacati in Egitto, insomma uno studio, un puro studioso, quindi non neanche un attivista. La sola ricerca inizia a creare paura, è il motivo per cui Erdogan sta dominando le università turche, perché in quello spazio la libertà di pensiero si fa scienza, si fa metodo, si fa arte, si fa ricerca, che si vale anche, diventa autorevole. Vale anche per l'Iran questo, naturalmente, per tutti questi paesi dove, diciamo, appunto, l'università e i centri di cultura sono considerati una, diciamo, un pericolo per i regimi. E sono riusciti anche in qualche modo a sottrarsi dal controllo totale, quindi sono territori di resistenza. Zaki è in carcere in questo momento, da un anno dorme a terra, ricordo questo, cioè dorme a terra. L'appello che molti di noi stanno facendo è quello di renderlo italiano, il presidente Mattarella potrebbe farlo, spero tanto che lo faccia. E quando mi si obietta, beh però il passaporto non è servito a salvare la vita a Giulio Regeni, e la situazione è diversa, nel senso che Giulio Regeni è stato raccontato dai media soltanto dopo morto. Certo. E Zaki in questo momento ha l'attenzione che lo sta, secondo me, salvando per certi versi, anche se continua a essere dietro le sbarre, ha l'attenzione del dibattito pubblico e delle università. Bologna, l'Università di Bologna ha avuto un grande coraggio, il coraggio che non ha avuto Cambridge. Cambridge è un'università che si è comportata in maniera omertosa, completamente omertosa. Certo. Non all'altezza della sua storia, incredibile, da qui noi che abbiamo sempre questa sorta di devozione permettimi, verso il mondo. Permettimi, o forse all'altezza della sua storia di commistione con il mondo dei servizi, perché poi questa questa è una cosa importante da dire, cioè Cambridge aveva una storia e probabilmente, diciamo, persino Giulio è rimasto schiacciato da quella storia per cui chi veniva da Cambridge in qualche modo veniva tenuto sotto controllo perché considerato non soltanto uno studente. Però sai, è ignobile l'atteggiamento accademico successivo, una conferenza, non un'aula intitolata a Giulio e soprattutto non il peso di un'accademia che poteva essere davvero importante, un'accademia inglese al Cairo ha un peso completamente diverso. E non la sua docente che risponde ai nostri magistrati. Anche in quel caso terribile. Ecco. Bologna invece ha grande coraggio, l'Università di Bologna immediatamente si è messa accanto a un suo studente, anzi a un suo studente il più debole in questo momento dei suoi studenti, quindi orgoglio per questa accademia che ha scelto di essere coerente col principio, il principio della ricerca e la verità. E quindi probabilmente noi, se riuscissimo davvero a rendere Zaki cittadino italiano, avremmo più possibilità di negoziare. E lanciamolo un hashtag Patrick Zaki cittadino italiano, perché poi il presidente Mattarella, che sembra così discreto, legge, vede, ascolta, cioè invece è uno molto attento. Sentire che c'è una spinta, secondo me, è importante. E secondo me noi possiamo fare la differenza in questo senso. E dopodiché sappiamo benissimo qual è il problema con l'Egitto. L'Egitto ha comprato armi da noi, fregate da noi per centinaia e centinaia di milioni. E in più c'è un giacimento di gas che lo sta gestendo l'Italia, sulle sue coste. Insomma, gli interessi sono così enormi che stiamo subendo. Noi in qualche modo, se vendiamo, se entriamo in una relazione economica, abbiamo una voce.
Invece subire così dal regime è quello che sinora abbiamo subito, la non collaborazione sulla vicenda Regeni. Gli egiziani vogliono farci credere, incredibile, che è stato ucciso da dei ladri. Hanno cercato e continuano a sostenere questa menzogna, prendendoci in giro, non avendo davvero rispetto. Ebbene, con Zaki, se noi riusciamo in qualche modo a liberare lui, adesso hanno arrestato un altro ragazzo egiziano, sì, con le stesse accuse di Zaki, che però studiava a Vienna. Insomma, far comprendere a questi regimi che non è così facile fermare la libertà di ricerca è il compito che può fare la società, può in qualche modo portare su di sé, ecco, la società civile europea. Senti, ultima domanda e ti lascio, è una risposta molto sintetica. Secondo te abbiamo come europei abbastanza coraggio per riuscire, diciamo, a far imporre la legge dei diritti umani, il rispetto dei diritti umani a questi paesi, oppure, come stavi dicendo prima, siamo sotto botta, sotto ricatto, perché ci devono dare il petrolio, il gas e quant'altro? La seconda, temo che siamo sotto ricatto per le risorse, per gli accordi, e la stessa cosa l'abbiamo vista con Bin Salman, un personaggio da cui stare lontani, e invece si è andato a intervistarlo in quel modo. Poi, lui ha fatto semplicemente a pezzi Khashoggi, che era un giornalista che riteneva pericoloso e fastidioso, lo ha fatto tagliare, insomma, si è, come dire, l'ha risolta in quel modo, nel consolato a Istanbul. Sì, in breve, Andrea, sai, l'Europa deve semplicemente essere consapevole di questo. Se noi, parlo da europeo in questo caso, da scrittore europeo, quindi non semplicemente italiano, se noi non diventiamo quello per cui siamo nati, cioè un luogo di giustizia, libertà, una contraddizione che però viene continuamente messa sotto la luce, se noi non capiamo che siamo questo, e questo lo articoliamo accogliendo, denunciando, salvando, criticando, essendoci, ecco, se noi ci dimentichiamo questo, è finita, ma non è finita per i dissidenti che sono in carcere, è finita per noi, perché l'Europa o è questo o non è. È il titolo del tuo libro, com'è, scusa? Gridalo. Lo vedi? Ciao Roberto, grazie Roberto Saviano. Grazie. Andrea, grazie a voi. Grazie. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.